Quasi manda in Parlamento, cioè vi prometto che a fa non faccio un cazzo, però vi giuro che vi faccio sapere i cazzi di tutti quanti, cioè tipo io di Rosy Bindi, chiaro, mira così, dai. Io possiamo fondare tipo veramente. No, secondo me il naso mi fa contatto con un campo magnetico. Secondo me veramente possiamo fare a livello che facciamo un partito politico, dichiariamo l'indipendenza al Mercatello, a bandiera, vabbè, non ha importanza, un simbolo, facciamo una smart aperta, uno con una coscia a fuori parcheggiare, questi a bandiera di Mercatello, poi facciamo l'inno nazionale. Frato mio, frato bello, fai un bravo. Come maggiore risorse economiche, capito? Abbiamo a mettere tutte finanziarie offshore, banche, con regolamenti che facciamo cagare sotto, pure i banche svizzere, sai che possiamo fare una cosa tipo le isole Cayman, facciamo una sede legale a scogliere i mercatini, la mettiamo là con la a pulizzare l'aria con la pala proprio. Va bene. Guaiù, vi devo dire una cosa. Che cosa? No, io non applaudire, me la fastidio. Già fa cavere, c'è un buttato di meno. No, allora, no, vi devo dire una cosa. Cioè, ah no, aspetta, dove sta? Allora, aspetta, la prima cosa più importante, io ci sta uno che è venuto da Milano, cioè mi ha messo proprio a figura in merda, ha detto, vedi io sono venuto apposta da Milano, cioè io a Milano non volessi anche se, vabbè, cioè una volta ci sono andato, vabbè, ma comunque perché ci avevo detto a mio padre, no papà vado a Milano, sai che cosa può fare lei, però me ne sono scappato su. E mi ha detto, vedi che tu hai una responsabilità stasera, cioè voglio dire una cosa, la serata farò un po' cagare, purtroppo mi dispiace, ve lo anticipo subito, però ha detto, vedi che ci sta un'amica, che ci sta un'amica nostra, si chiama Donatella, fa 25 anni. Facciamo una a Donatella che fa 25 anni, Donatella, ma ogni tanto sente che se ne va la voce. Vabbè, ma non è che si state perdendo assai, comunque se fa vedere. Comunque, niente, voglio dire una cosa. L'altra volta. Gula! Ora ci sentitono tutto. E ci vedi chi cazzo? E tu da due Spielberg ti pigli una doppia o un tirannosauro. Vedi che poi a casa di Greg non sai fa niente.
No, se parlando con te questo è un po' amplificato, truccato, un coppa YouTube a 20.000 presenze in Fario, non serve a un cazzo, però. Cazzo, che ti fanno fare serata all'Arena del Mare, pure a te, l'anno prossimo. Io non so per quanto tempo riesco a distruzzare. Quando le finisco faccio come il giorno per Grignano, non mi sento, ragazzi, non mi sento bene, pronto. Tanto sta cosa in umanità, eccolo là. Finita la frizione nel sede. In caso di noi. No, vi devo dire la verità. No, veramente, mo vi spiego com'è sta cosa. Mannaggia Sant'Anna. Mo, guarda, non abbia... Ve lo giuro, ha funzionato fino a 2 minuti fa. Che cazzo? Allora, no, io non fate di male parole, che ditemi a me, io mi metto scuro. Ma ve lo giuro, se piove non gli assemanando. Non ha piovuto, quindi non volevo fare niente. Io la buona volontà ce l'avevo messa. Vabbè. Comunque, che vi volevo dire? L'altro. Ma stanno allevamenti i porci. Non so se dalla sentita. Che c'è anche solo che si mette a cagandere. Vale. E questo è il bello di avere un pubblico. No, io c'ho cagni a genere, vi giuro. No, a parte il fatto che questa è l'ultima volta in da vita mia in universo, veramente. No, no. Non mi dovete proprio cagare il cazzo. No, no. Ho deciso di cambiare genere, però no, io veramente. No, ma perché si cose. Cioè, ma io ve lo giuro, ma posso dire una cosa, cioè mi ci scelto un male hobby. Cioè, ho sbagliato proprio perché non è mai fa un hobby che può far rire la gente o che puoi far divertire a qualcuno. Devi tenere sempre hobby che cagano un cazzo ad altri, così sicuramente tu ti diverti e nessuno te lo un po' cazzo. Tipo musica contemporanea d'avanguardia, sai? No, vabbè, voglio vedere chi ti viene a di fare una serata. Sai gli amici quando ti vengono a lungo, ciao! Sì. Una volta, te lo giuro, guarda, parecchi anni fa quando ha scelto un Commodore 64, che il coso è là, sai, quelle cose. Allora mi iscrissi a un gruppo che si chiamava Informatica Musicale. Vabbè, pagai 10.000 lire là l'iscrizione, 3 ore, come uno strunza, aspettai un mese, ma andarono un tesserino. Complimenti, adesso sei iscritta ai gruppi dei soldi. E vabbè, io pensavo che succedeva, che te mandavano a Kit Emerson, una cosa, un lungo, niente. Dopo un mese, 2 mesi mi arrivò un invito, è invitato la signoria vostra, poi sotto in coppa, a partecipare al festival di musica elettronica contemporanea che si terrà in una villa. Insomma, con un amico mio, non daremo mai un cazzo a fago, ma andiamo, andiamo a vedere che si dice. Arriviamo là, sta questa specie di cosa, tipo concerta mobili, hai capito? Tutte. Entriamo là dentro, ci assettiamo. Non aspettavo, sai, che si cominciano a sentire le cose tipo d'Angelo in Dream, che dico, no cazzo, arriva prima. Cioè, un più allegro arriva, tenevano tutta la faccia tipo Giampiero Mughini ingazzato, così. Come entravi, cioè, come apri la porta, ti guardavano, nata teneva una barba, pareva Bakunin ingazzata, no? Tutti così, ti guardavano schifate, buonasera, sa. Ci assettammo, uno prima ci facette 2 palle così a parlare, poi arrivarono, fece il primo pezzo, un fisch, in un quarto rosi. L'altro pezzo, uno scemi cazzo, sale da sola, aspetta, e adesso faremo uno studio sulla quadrifonia, insomma mi hanno messo 4 casse, se non scemo ve lo giuro, leggevo una ricetta di cucina, però non quello che la fanno dire, seria, e sta ricetta girava in una cassa e in un'altra, e chi si faceva così? Cioè faceva, visto che gira. Vabbè, dopodiché nato fischio in nato quarto d'ora, una cosa del genere, a un certo punto si cominciò a vedere la gente, l'unica cosa divertente che era a Napoli sta cosa, si è cominciato a vedere la gente che sei salvata là, vanno da sta villa, no? E poi si è cominciato a sentire fu, ricchiolo, c'è tutto il cazzo, ecco qua. Che sia la musica contemporanea, però sai, sono hobby, cioè che tu spizzi perché ti metti là da Lucini 3 ore, tranne se non ti hai fidanzata, accompagnami subito all'Ikea in Norvegia, perché ho visto una sedia bellissima. Scusate, ma cioè vedete come ci ridotto con Ghetto.
voglio o Gatorade o niente, o me ne vado a casa mo, voglio, aspetta, fammi vedere, ma qua pirro cazzo, no fa caldo, voglio, che va bene, ehi Coca-Cola, aspetta, mamma, sa Bibbio che tassi, è identico. Statasi puttana. Ah, mi manda i saluti il Fino, non è potuto venire. Oh, sì. Allora, ma vi spiego perché si è fatta stasera di merda. Ma ve lo dico, io non avevo un colpo proprio di fa niente. La mattina, questo è vero, era tipo fine luglio di quest'anno. A un certo punto arriva uno con una motocicletta, un casco, viene sotto proprio, a così, a prima mattina, ancora ho deciso, ho detto stamattina brioche, caffè, sai, grandi dilemmi di vita. Arriva questo, oh, pataterna, perciò è grosso, ho detto loro, non è spagna. Salsi il coso del casco, io a te stavo cercando, ho detto loro, che c'è fatto? Sai, o che non è c'è fatto? Guarda, era Lorenzo. A proposito, dovete ringraziare a Lorenzo se sto qua stasera, perché... perché sono venuti perché era Lorenzo, perché se non era Lorenzo con cazzo che ci diceva sì e poi non ci vedeva, solo che Lorenzo ha rotto una vinduce mente depotenziato, lo trovavano in coppa a Salerno Reggio Calabria, sai, da un pilastro veniva in augura a Brunetto. Anzi Berlusconi, il pilastro col naserchio, ecco. Comunque ha fatto, e Lorenzo ha detto Marziale, ma qua serata mi ha scassato tutto coso qua. Io ho detto sì, perché ho detto sì, perché poi stiamo a Salerno, quando mai la parola ha avuto un peso? Da quando è stata fondata Salerno nel 1300 avanti Cristo, se stanno parlando a pagare, ho detto sì, bene, c'è pure che agli antichi romani, quelle, ma sai, sì, non me ne è caricato. E mi ho detto, vabbè, figurati se si fa veramente. Poi chiamato un amico di Roma, suona l'Arena del Mare, ho detto, andai, ce la fanno. Ho detto, vabbè, piano B. Ho detto, fammi pensare qualche scusa, niente, perché sembra a me un cemento depotenziato. E io dico, no, lasciatemi, tipo camorristare, tante Santa Lorenzo, e cantamo. Ho detto, vabbè, allora il piano B non ce sta. Ho detto, vabbè, ya, ha fatto un mio amico, vogliamo andare con il gruppo, ma tu sei scemenuto. Cioè, agosto, con sto Gesù Cristo di caldo ci mettiamo a fi, prova a 45 anni, com'è, do maggiore, che cazzo. Ho detto, no, guarda, mannaggia, ma io qualcuno di voi porta sfortuna, individuatelo e uccidetelo. Allora, dove eravamo rimasti? Ah, ho detto, vabbè, mo faccio una cosa. Ho detto, vabbè, mo faccio una cosa proprio a sparagno. Mi porto le basi, vaga come mi ricordo. Mi ripasso un po' i pezzi, mi vedo qualche pezzo con la chitarra. Sì, è tranquilli, si può fare. Le ultime parole famose. E cominciate di a scuola, sai quando devi fare quelle interrogazioni? Che è scienza, no, vabbè, è tranquilli. No, ma mo, da domani comincio, no, da domani comincio, da domani. Mi è arrivato, cioè, praticamente la mattina, sai che facevo? Mi sono fatti i primi 15-20 giorni d'agosto a dire, ma che chitarra mi ci ha portato? Te lo giuro, siccome non la tenevo, ho detto, vabbè, ma vado dal Fino. Il Fino sarebbe Carmelo Claps, no? E mi ha fatto 15 giorni queste, e arrivavano là, Carmelita d'Indurietta, ah, così, passaggiamo un nuovo braccio, mi faccio un pesce mania. Non proprio come, quei Carmelo. Che cazzo di dare mi devo portare? E che ne faccio? Vedi che se... si mette là, no, vedi che portate, oh, questo è troppo bello, aspetta, questo mo ci cagniamo ubica, aspetta, oh, che piacere.
non abbiamo fatto un cazzo di niente. Insomma, mi pigliavo a seguitare, sono tu solo, tornavo a casa, come l'attaccavo? Due secondi, no, ma cago cazzo, lo sapevo, tornavo, Carmen non mi piace, dammi un'altra, e abbiamo fatto io. Alla fine ho scelto la chitarra, che poi non era quella. Ho detto sì, e mo come cazzo la devo amplificare? Allora è cominciata tutta una luce Gesù Cristi cosa, perché ho detto aspetta, la pedaliera, la cosa, se quella. Alla fine stavo nella disperazione più totale, perché non funzionavano cazzo. Sono arrivato là, ho detto Carmè, una cosa, mo vengo però mi aiuta. Sono arrivato là, e ci trovate a Carmelo con un chihuahua a mano, piccoscia aperta, sguarrando, oh non ci faccia, non ci fa la docciuga, vedi che patate cadere. Alla fine arrivato tipo roba di Ferragosto, perché va sempre con quelle cose che in capo a me te ne con le chiavate in mano, l'ho detto zitta che forza, invece niente, non è successo, ma fanculo, va. Ho detto vabbè, ho detto fammi vedere, ma cominciamo a vedere i pezzi, i pezzi me li ricordo, manco cazzo, però sai quelle cose, la mattina, e poi sembravo un musichiere, che le cose che gli ho detto, mannaggia la puttana Eva, ho detto infatti, ma come la posso portare? Ho detto vabbè, ma faccio una cosa, cioè conto su un fatto solo, che chi mi sono preso scivo, perché fanno una vita talmente in merda, capito? Cioè sono partito perché dice giustamente un amico mio, ma già uno che ti dice Marzia ma quando su vuole, cioè che cazzo, cioè non è una casa di Genesis, pensa alla vita di Kist, che detis, cioè capito, e diva chi a Domo era Orfei a fare, quando lo fai un bel film spurto, no? E allora ma io ho tenuto una penna e una carta e sei visto l'autografo, che cazzo, ma che vai, chi ha firmato assegno, no? Allora mo praticamente aspetta, mo già tengo sede un'altra volta, ma io forse fai questo pure tre ore prima, vuoi carabinieri con un'altra chiamata, no? Cerone, addosso a Cerone. Aspetta, avete detto, ma qua dove devono fare la piazza, come si chiama? Come? Piazza della Libertà. Come? La patata. Non capisco cazzo. No, Piazza della Libertà. Quando costerà 300.000 miliardi, sai che lì cose che fanno una manata di cemento a terra, proprio. Fanno sta cosa, arriva pure Berlusconi, sai, inaugurare il sindaco, tagliani, oh, vedete, questa è la piazza più grande d'Europa. La mattina, sai, verso l'una e mezza, arrivata la sera alle 8, fratello, tieni un euro. Già salito, oh, buah. E finisce Piazza della Libertà. Chi le cazzo che si vede Berlusconi a Salerno, sai? No, il premier non è ricattabile. O fanno sta due giorni a Salerno, li farò per due giorni. Inauguriamo Piazza Luisa la Ribelle. Silvio, ma come mai questo nome? Lasciamo perdere. Mi ringo pa, mi ringo pa Lidorani e chiamo un sottosegretario. Presidente, voglio fare un ministro. Allora, aspetta, voglio, vediamo il menù che comprende. Ma fa un culo. Chi si vale come pezzo? Sì, glielo è. È uno. Passiamo al secondo pezzo. Poi dice che non esiste nutata terna con cazzo, cioè ma l'ho preso il foglio, se messo il vento. A proposito di pataterno, per non fa serata, ma lo posso dire, mi ci giocate tutti i carte possibili e immaginabili. La prima carta, la carta religiosa, ho detto vabbè,
sempre c'è c'è voluto, ma roba mia, sempre ci voluto bene, fai chiove, un grande disastro che non sento niente, non mi ha cagato. Ho detto vabbè, cominciamo a scartare tutti i paterni del monoteismo, ho detto leviamoli da parte perché quelli là non si può ragionare. Ho chiamato un'amica mia, ha detto no, il buddismo na mia ora in che io, tre ore, na mia ora in che io, mia, il mio cago cazzo. Cioè là ci capite che se esiste un club di paterni, Buddha e chi più umano non ha più caffè. No, ma una cosa, mai per comando, Buddha. Accanto. Che è l'uso, cosa che stai pensando? Infatti per nuovo e mi è venuta una puttana di mente. Ogni tanto, sai, spuntano di pizzoccole in casa. Stavo pensando se si fa la Repubblica di Mercatello, no? Si fu G8, G8 a Mercatello, andan subito. Sai, vi smart, e sai, arrivo Obama, andan subito, sai, vi vira così. Che ti piglia? Sai, è lì cosa, vino, mimmo, vino, signore, che si piglia? Un gambarino e gin, sai, Obama, no, il gambarino sono le 10 di mattina, un gambarino facciamo metà di mattina. No, beh, yeah, metà. Mimmo, due campane. No, si dai. Allora, che no, se non. Allora. Stai cagando cazzo.net. Ecco qua. Allora, come primo pezzo. Oh, quando mi ci mangiate in tutto questo? 21 minuti! Ah, fa mucca. Già fa usa in volta al contrario. Ula, chi sta usa in volta? Sciuga. Hai visto come si chiama quell'altro atleta sudafricano? Ragazzi. Lucia, che è il cazzo più grosso del mondo. No, sono una donna. Puria. E non andrò a Canada. Allora, primo pezzo. Siccome mi cagavo cazzi fa i pezzi, drago spaziale, appunto. Mica proprio un cazzo. Ma io vedo. Fare più burgato, così mi offende e me ne vado. Faccio. Elvis se ne va. Oh, volevo fare come Elvis Presley che si buttava i maccaturi di seta. Sono andato a due cinesi, ho detto quanto costa maccaturo? Nessuno, io ti potete fare il plezzo buono, 5 euro. Ho detto ma tu paga a me. Perché volevo mettere i fazzoletti come Elvis, ogni tanto non ne ha avuto. Ho detto no, buono, porti lì le carte. Porti tempo, detto al più. Bello, Allora, ho detto, vabbè, mo primo pezzo, faccio una cosa, mo faccio i pezzi che mi ricordo. E così mi illudo, qualche, se no mi viene la depressione, c'è a 45 anni, drago, spaziale, cazzo. Allora, ho detto, seconda cosa, ci sta un vantaggio, così si cagano un cazzo e dice, vabbè, io ormai sei scemoluto, non ci diciamo mai più di fa niente. Ormai fa due palle tanto. Allora, primo pezzo ho pensato, bello, faccio un pezzo di merda. Che praticamente l'ho fatto perché uscirono certi programmi per registrare le chitarre, per programmi pezzotti, sempre questi qua scaricati così. E ho detto, mi diedero un programma, disse voglio vedere quando è che schiatta in gruppo il programma, ci voglio fare il test, no? Disse, ma metti a registrare una traccia, tu. Ovviamente come tutte le cose che puoi schiattare in gruppo, non si schiatta in gruppo. Oh, feci 3-4 tracce di chitarre sovrapposte, poi ci misi pure le cifisate, poi disse, mo che cazzo già fa? Disse, vabbè, mo ci faccio le parole sopra e faccio il pezzo. Poi ho trovato la base, ci stanno già tutte le chitarre fatte, le cifisate fatte, la voce fatta non ci stava purtroppo, oppure la potevo pure fare, però pareva brutta. Ho detto, vabbè, allora mo faccio sto pezzo qua, che è una cagata di pezzo. Aspetta, c'è ancora attaccata la chitarra, perché io mannaggia. Ma dove cazzo sta l'amplificatore? Eccolo qua. Mi sono portato l'amplificatore di Topolino, dove ciccio. A sapere, guarda, attaccato in mezzo alla voce. Seduti, se no non si vede il concerto.
accorto come per dire Vassolini Olivia. Bella sta chitarra, pezzottissima. Cioè questa qua è un pezzotto della, cioè la vera si chiama Gibson S295. Era la chitarra. Aspetta, fammi attaccare, se ne ho casi ci continuo a parlare io. È un cazzo, è la chitarra di Elvis. Quello? Mi sono seduto? Che? Allora vediamo che succede. Sì, che nuovo succede tutto. C'è uno benissimo. Quando andai a un concerto di Di Babbo stanno facendo smoke on the water. Ah, io mi volevo chiedere una cosa, cioè veramente, però dovete rispondere sinceramente, cioè io ogni volta che vado a un concerto, cioè le poche volte che ci sono andato, no, ma cioè sapete che mi succede? Pure in un concerto una cosa che mi voglio andare a vedere, che mi piace e tutto, cioè come arrivo? Inizia il concerto, cioè massimo un pezzo e mezzo, già mi ci sono due cazzo. Ma vi succede pure a voi? Sì? No, vabbè, capirai che... Sì, vabbè, volevo venire a chiesto, però ma già mi rotto cazzo, dopo uno o due pezzi, è vero? E infatti dicevano quasi quasi mamma di esse, però poi dove brutto andate che dice ho speso i soldi, cioè. Però voglio, cioè tutto questo, sai, dico quando parti con il discorso alla larga che ti voglia la una, no? Perché sai, cioè volevo dire una cosa, si muriti, non è che mi offendo. No, no. So. Come? No. È proprio bella. Allora, guarda, si possono dire molte cose, la verità è una sola, che ti pavate 7 euro una lattina strazzina. Meglio, io erano perute. Ma la nostra Azzurro, ringraziamo il nostro... Ma Azzurro è quella che fa lo sport per Valentino Rossi. Che la che fa, Valentino, come fa la tua moto? Ma no, non figlio di... Tu faccio il sponsor. Valentino, come fa la moto? Si sente? Ogni tanto si sente una cosa... E dai Gianfranco, avevi 30 anni fa, dai già. A me che sono in merda. Chi cazzo? Su. Dite, parlate una alla volta, nominate un ambasciatore, un portavoce. Sì, non potevo accattare un microfono, stai qua. Allora, aspetta, guardate la vergogna, dovevo arrivare, voi non avete un'idea. Cioè, di vecchi scemoluti sto, guardate qua. Tanto mica stiamo a scuola non si potevano portare i foglietti, ho visto, posa quel foglietto, questo giù, questo. Canacci portato, ho detto non mi ricordo le parole, foglietto, ecco qua. Eccolo qua. E tanto vale. Ho detto all'amico mio, vale. Perché scusa, quelli là che vanno a fare i concerti non si mettono lo spartito sulle gio. È un culo, è un canno, è un canno, è un come? Sono amici, e mi ci scordate un leggio. Chi si vuole leggio? Eccolo qua. Leggia, leggio. Non devono, se no parte un pataterno che proprio, che sconsacra, eccolo qua. Allora, in che tonalità è sto pezzo? Aspetta. Voglio, ve la rende conto una cosa? Noi ci ho fatto una casa. C'è il sovrano mo che ci ha fatto. Quindi un poco di pazienza. Volevano batti in mano, guardate che cazzo. Era, faccia così il pezzo, no? Poi ho detto, vabbè, me tengo la base, chi cazzo mi fa?
No, perché fatto dei 7 euro, stavo pensando una cosa, la lattina di birra, 7 euro, però rimane, ma pulitemi no. Dice, dove sei andato? Sono andato a un locale, si paga 7 euro, ti davano la birra. E la mia fanculo, 7 euro. Ma faccio, cioè, perché si va da un Briatore, letto quanto cazzo si paga la spiaggia di Briatore, un lettino, quando con 500 euro. Cioè, che poi secondo me Briatore non ne ho vero da tenere nari, lì se saranno cazzi molti fa. Ha fatto tipo, sai, tipo come fanno gli siccan coppi spiagge, meno due pagliarelle, due cose, solo che stanno in Sardegna, sarà arrivato un primo Maccabeo, ha detto scusate, scusi, quanto costa il lettino con il coso? È andato Briatore, 50? 500 euro, che l'ho fatto? Vabbè, li ci faccio. C'è da dico, mica si può avere pure una pizza, sì, 50.000 euro. Secondo me così è fatto. Sai, solo che se un fan è caro, quanto costa il lettino? 50 miliardi, che me la fa in culo a mamma. Sai, perché cavolo subito ci pagano. E che? Che se tutto? Si è arricchionita la chitarra. Poi c'è sicurito. Che capi di cazzo. Questo va meglio, come dite? Si va bello, sono in merda, vabbè, voglio che ce ne fotte, ma che cazzo, oh, si volete sentire una cosa brutta, mica veniva a cazzo, mica sono i pin, come? 7 euro! Io, voglio, non vi preoccupate, ve ne andrete contenti, sicuro. Allora, sta il pezzo, il primo pezzo, su cazzi di dove fa? Armi, un cazzo, pulitamente su cazzi di. Pezzo numero uno. Ma adesso mi sto facendo da un che ci vuoi fare, non fanno niente in televisione, mi avevi detto ti faccio sapere e ho rimasto qui ad aspettare. Sabato sera che ci vuoi fare, non c'è neanche niente da bere, dovrei scendere e andarlo a comprare, il guaio però è che mi dovrei vestire. Sabato sera che ci vuoi fare, ad aspettare una decisione, tra passeggiare, andare a bere o darsi faccia dentro un locale. Sabato sera, sabato sera, sabato sera, sabato sera, sabato sera che ci vuoi fare, con pizza e birra nell'ascensore, un messaggino sul cellulare e dice l'ardo c'è il raffreddore. Sabato sera che ci vuoi fare, ho perso il numero del succulone, mi sembra che si chiamasse Marisa ed era tipo 333 qualcosa. Cassa la spisata già fatta. Sabato sera, sabato sera, sabato sera, sabato sera, sabato sera che ci vuoi fare, può andare bene, può andare male, o ti può andare anche normale, però stasera ti è andata male.
tu mai ricordava. Cioè, c'è Luciano, tieni il cellulare spento, con chi è uscito? Con la ragazza, ma qua ragazzi, signor, mi sembra più che il bulletto, la fidanzata. Lo uccesso sta chitarra moderatamente, no, quella buona, quella là buona buona, proprio la tenevi chitarra di Elvis Presley, chi gli esultava, come si chiamava, aspetta, Scotty Moore, that's alright mama, hai capito quella che, vabbè, ho trovato la pezzotta, che cazzo me ne frega tanto, veniva la rima del mamma, non è che gli sei mi piace. Oh, un ma che cosa gli hai visto? I video, oh cazzo! Che devo fare? Mystery Train? Train are rocking! Bernadette! Ha fatto come un ciondo! È un rai in mano, ma con lui se mi batterai vuoi venire con un Elvis a giocare a flipper, a giocare a flipper a società, a mangiarti il panino con la mezza. Ma prima accompagnami a scendere la munnezza differenziata, mi fai fare storie con mamma. Chi è morto? Allora, giusto a rombo, grazie qui. I zingari, lo so. Ma io non voglio, perché io non è che tengo questa grande memoria, cioè io si deve avere, ma io, ma prendi, quindi là che fanno il rap, queste cose qua, ma come cazzo fanno? Tengono, cioè mi hai visto un film, come si chiama, Ilen Sparata là, vuoi dire che cazzo manca? Ma così, ehi, appicciamoce, eccolo là, signori, stasera il circolo c'era chiuso, ecco qua. Allora, giusto così, per sempre per appia tempo, ha fatto il fino, ha fatto, Marziano, tu fai una cosa, fai qualche pezzo lungo, in modo di capire che a buone 10 minuti ti immagna. L'appuntamento, sì, però... L'appuntamento!
aspetta, sai qual è il discorso, no? Gesù, bambino. Senti, figli non se ne fottono. Beh, se lo metto avanti il microfono forse può darsi. Ok, no, niente, zero. No, sta dicendo una cosa, appuntamento su 7-8 minuti di pizza, chi cazzo si ricorda? Chi mi ricorda? È tipo nel mio incubo, cioè, se sta verificando la situazione era incubo. Oh, ho letto l'altra volta un articolo, parlava degli incubi, dice che tutti quanti teniamo gli incubi ricorrenti. Dice che l'incubo più ricorrente che si può avere è quello là che ti sogni l'esame di maturità, perché ha fatto, cioè, la maggior parte scrutta. Poi il che cazzo vuoi? Che vuoi? Che? Il bagno sta lì. No, vai. Fisso di sogno! Voglio un ring un po' più frequente che tengo, sapete qual è? Cioè, però, che... Hey, che è sto coso? Che è sta curizzoccola che c'è su? Come? Lo microfono? Facciamo tre tiri. Oh, sì. Tre tiri. Ah, si sta micro. Oddio, ma neanche visto il microfono di cinese. È modo muito. Ma che cazzo di adesso così? Ma te pare giusto. Eccolo qua. Signore e signori. Chi sto microfono di crociere? Benvenuti a questa splendida serata, il vostro capitano vi invita a non bisticciarvi, vi ricorda che siamo qui per divertirci. Ecco qua. Allora, uno dei peggiori voglio incubi che ci ho mai fatto, vita mia, che già fa una serata, veramente. Cioè, proprio è l'incubo ricorrente. Che... Una fatica! Sì, danna da mettere, e la stringe. Allora, voglio, poi faccio un altro pezzo. Che si chiama... No, qua manca. Intanto, quello là lo state aggiustando, no? È andato perduto per sempre. Mo ci ha divertito, poi, perché voglio vedere come cazzo faccio. Allezzo. No. Non si fa proprio chiudere. Oh, ma facciamo un pezzo che si chiama Immagini dal mondo, che non inizia in merda. E mi ero già chi dimmi, ero deciso se fare questo. Avrei io. Ero deciso se fare questo un pezzo che faceva. Tre scemi. E ci sono note, solo che tre scemi, sai che mi ricordavo. Andate, ma che cazzo c'è scritto? Deve c'è il suo baroffio. Ci hai studiato molto per fare questo lavoro. Allora, poi ho pensato, mi sono ricordato che ci stava una pezzo in merda che si chiamava Immagini dal mondo, che parla di un tipo, hai capito, che se ne scappa, cioè che stava fuori completamente, tipo quello che ha presentato prima, no? E allora praticamente si vede questi documentari che fanno, sai, History Channel, Disney Channel, e c'era una vecchia trasmissione che si chiamava Immagini dal mondo. Questo qua si ingrippa, si accatta la barca e se ne scappa con la barca, solo che praticamente fa 500-600 metri lo va a chiappare, capinare di porto. Cioè,
li porta la mamma, dice sì, no, è sì, scemi i cazzo, qua, cazzo. Il pezzo fa abbastanza schifo, l'unico cosa che tiene è che è abbastanza lungo, quindi ci possiamo fottere 5-6 minuti di tempo buoni e buttarmi a finisce la serata. Allora, il pezzo fa col... aspetta, devo trovare il coso, ecco. Il prezzo fa così. Il prezzo è giusto. Lui, io già lo sta venendo su urna. Mandando le immagini dal mondo con la televisione, documentari, servizi speciali, gente che balla, ghiacci e squali, la rarancianta ce la siamo bevanta, al massimo un'acqua mineranta, quasi parto accidando il mondo, io me ne parto e non ritorno mai più. Stanno mandando le immagini dal fondo con la trasmissione di mia immaginazione, foto segrete, l'Atlantide, l'arca, prendo l'ingrippo, compro una barca, partire, dormire, forse viaggiare, senza avvertire, senza pavare. Tutti a bordo cazzo, manca la barca, acciaio era. Vetro di resina che vedi e che lesini, quanto costi ma resisti, hai la punta, hai il motore, hai la prua spaccamare, hai gabbiani ed aeroplani, hai servizi e finanzieri, hai ma ho pochi denari e costosi desideri, sceglierotti piccolina, senza vela e senza plancia, senza letto e né cabina, mica fai male alla pancia. Cambiali a babordo, stanno mandando le immagini dal mondo. Informazione e globalizzazione, foto segrete, le basi militari, prezzi turistici e popolari. La rarancianta ce la siamo già bevanta, una simpaticata fanta, quasi, parto tutto il mondo, io me ne foto e non ritorno mai più. Questa è la musica di quando uno parte con la barca. Si prende una barca, un programma, un consiglio, poi uno che parla di quello che è meglio. Si prende una capa scocciata, sbiellata, una trasmissione, una delusione, una foto di Cristo, un po' di provviste, una canna di esca, un poco di pesca e un po' di paura che non ci riusci. Sporca, il cielo era quello che sta sopra le frappiche,
La barca leggera ora pesava i cani morti, le scarpe di ginnastica erano già fracide di acqua e sabbia. Manco ero partito e non mi sentivo già bene. Forse non dovevo partire nel pomeriggio. Scatta di motore nero, di gasolio, di miscelo, vadi. Spiella, tira, cordicella, scrapa, mani, salsedine, ai! Acchiappa chi lo stronzo, è sciuto questo mare. Sento che sento incapace, sento che sento infelice, sento che il sale mi in bocca, il motore che tu succhia. Sento che sento le onde, sento che il freddo è in fronte, sento che sto scapputtando, sento che sto accappottando. Capitaneria di bordo, ma su stronze figlia buia. Sento che una mano inganno, sento che mi sta tagliendo. Scusa, mamma bella, se mi ho menato a sperdere. Scusa, mamma, se torno col culo infagottato, dimmi erdi. Scusa, mamma bella. Sempre dolce mi ha stato naufragar per questo mare. La colpa poi si fa sempre in tempo a darla a qualcuno, ad esempio a quella trasmissione che faceva e che diceva: immagini, immagini e ti immagini sempre le cose, ma quanto te ne immagini, manco tu lo sai. Immagini, immagini e ti immagini un sacco di cose, ma quante cose ci stanno nel mondo, non te lo puoi immaginare. E si è pizzi in merda. Faccio un pezzo lento. No, facciamo questo pezzo a Cashmere, perché si muove. Un pezzo che parla di un fatto drammatico. Si chiama Il declino dei film sport. Cioè, quando la gente a Viola non indossa più sui film sport. Dopo che avettero fatto tutti i pugnetti possibili, dopo che avettero visto tutti i buchini più atletici, dopo che avettero messo tutte le mazze nei buchi dei mazzi, dopo che avettero sceso tutti i livelli in tutti i cervelli, dopo che si scocciarono e poi si scioccarono, andavano a vento a vuoto vacante. Il film è scucciante, è uguale a quell'altro, sono pesci che trasano ed escono e poi niente più. Poi si scambiano e poi si interrompono e dopo li pigliano e parlano un po'. Dopo che avettero fatto tutte le chiavi e i chiavati, dopo che avettero visto tutti gli spurri ingoiati, dopo che avettero messo tutte le bottiglie in tutte le frattaglie, tutte le fravaglie e tutti i serpenti, dopo che si scocciarono, si scioccarono, andavano a vento, a buon
minuto vacante. Il film scocciante è uguale a quell'altro, sono pesci che trasano ed escono, e trasano ed escono, e poi niente più. Poi si scagnano e poi si interrompono, e dopo ripigliano e parlano un po'. Si pulizzano e poi si salutano, chissà poi che dicono e come li pagano. Sono assegni che trasano, escono, trasano, escono, facce che guardano, sono soldi, adesso 7 euro di tavolo. Vabbè, munnezza per munnezza, almeno che se non si scia. Allora, che vi sto dicendo? La cosa bella dei gruppi che fanno Caniello, che cazzo è Grindcore, che caspita, è che il pezzo a Custine può fare 500, perché basta che cagni le parole. Tipo una volta c'era un gruppo svedese su un disco fece 150 pezzi. Solo che non ho capito, visto quando andavano a suonare, dicevano, io, perché, solo che ogni pezzo durava tipo 3 secondi. Che è pure una bella idea, perché tanto metti là, accorda la chitarra 3-4 toni sotto, e così. Ma già appiccicato da maiora, finito il primo pezzo e a cacà e l'orario, secondo pezzo, terzo pezzo, se papà mi era sapere che ho fatto fino alla scuola, ma la prima la nonna presa più 50 euro che mi devo accattare l'uomo radio speciale. Stanno rubando il telefonino certi ragazzi figli di gente malamente. Io la cosa migliore se stasera non si faceva, non ci sono. Mi giocate pure la carta satanica a proposito di Grindcore. Ho pigliato il coso, ho pigliato il coso, come si chiama il manuale, il coso per invocare, un sacco di festra, mamma, dove invocare, quale diavolo. Ho detto, vabbè, fammi vedere, Yucam, c'è, allora, Buddha non va bene, un pataterno non va bene. Ho detto, Yucam, c'è la carta satanica, già ne ha cominciato a rompere, cazzo. Tracciare un pentacolo, cazzo. La prima volta doveva acchiappare un colombo, il sangue del parolo, ho detto sì, un palumbo si fa acchiappare a me. Chi non ho la spiaggia libera, l'ha visto? Tengo... È donzino! Tengo una cosa di l'ombra, cioè, la mattina me ne ho l'asciugamano il palumbo, la sera. Secondo me vai a carino, il sangue del colombo, sai che merda dove è? Tracciare il pentacolo, cioè in tenere quattro in applicazione tecnica. E chi cazzo sapeva disegnare un pentacolo? Poi orientarlo verso nord, verso nord. C'è fino a mercatile a capisci qual è il nord, è scritto orientare verso Lucera, ancora. Verso nord-est. Che è nord-est? Un barco del mercatile, che cazzo? Ma facciamo, facciamo un altro pezzo. Un pezzo di una grande attualità. Dovrebbe essere il numero 3, vedi il 3 che esce. Sì, terra del ruo, cazzo. Cazzette ce l'ho, il rossetto ce l'ho, l'orecchino ce l'ho, proprio dove si porta, il profumo ce l'ho, quello buono ce l'ho, per il mazzo ce l'ho, mannaggia goma brucia, dieta palestra ed olio abbronzante, qualcosa da bere per fare vedere, partire, viaggiare, un poco parlare, un poco l'inglese, un poco imparare, tutto, tutto per la televisione, tutto. Tutto per schiaffarsi in culo. Il diploma ce l'ho, la patente ce l'ho, le cartine ce l'ho, com'è che non mi trovo? Comitiva ce l'ho, parapesce ce l'ho, ma è scaduto però, mannaggia la madonna, dieta palestra ed olio abbronzante.
Cioè, facciare integrale per non ingrassare, partire, viaggiare e conoscere gente, avere contatti simpaticamente. Tutto, tutto per, tutto per la televisione, tutto, proprio tutto per un poco di televisione. Mi sembra che non manca niente. Domanda partecipazione per nuovo reality La Spineta, fatto. Master post laurea di motivazione aziendale tenuto dall'estetista del dottor ministro Carfagna, fatto. Doppio tatuaggio sulla pacca con la scritta Papi Silvio Araprimelo. Tutto per la televisione, tutto proprio tutto, per un poco di pesce, tutto, tutto per schiaffarsi in culo. So capendo nugato. Ma io, ma voi da fuori sentite? Non sento un cazzo. Si sente? Si capisce? Vabbè, in mica sento una cosa tipo... Un pezzo di Ah, voglio, volete farci sentire il pezzo del futuro, la musica del futuro. Che ha cominciato a arrivare un viento preoccupato. Senti che forse scappati sgravi. Ma facciamo un pezzo che l'abbiamo fatto a casa del Fino, si chiama Scarpesiello. È un viz che fa cagà. Che cazzo me fa? È perché fa cagà. Facciamo un tash finì. Aspetta che devo trovare il testo, perché è una cosa troppo difficile. Ciao Franco! Ciao Franco! Ve ne andrete. Oh, questo pezzo qua, sapete di che parla? Negli anni 70, quando la gente, capiti, ci andavano a fare un po' scuola, sai, quelle cose, e poi si scrivevano che dovevi scrivere, siccome si metteva paura che non si poteva drogare, allora sai, ti mandavano a fare sport e facevi gli sport in merda, perché ci stanno quei centri con la scuola, no? Però tutti quanti subito si accaparravano gli sport buoni, tipo pallone, pallavolo, sai? E rimanevano gli sport in merda che non li voleva fare nessuno. Allora ogni tanto usciva qualcuno e diceva, no, pure io mi sono andato a iscrivere a che cosa? Tipo, sai, no, mi sono iscritto a Scarpesiello. Che cazzo! Che erano gli sport che non si capiva. Io pure una volta ne ho fatto un anno, non ci capite che cazzo di sport era. Poi non fa figure in merda che nessuno aveva capito le regole, perché poi l'allenatore ci spiegò 20-30 volte. Hai capito? Sì. Ma tu si faceva sì, vabbè, che cazzo. Però sai, ti davano la borsa, la cosa, così di. No, tu dovevi correre, poi dovevi fare il percorso, poi dovevi buttare sta cosa. Insomma. Allora mi è venuto questo trauma qua, ho scritto questo pezzo che si chiama Scarpesiello. Che numero è? Già sai. Ecco là. Signor DJ Arminio! Ah, questa qua secondo me, siccome mo la musica ormai parlandoci piace, è cagato cazzo, cioè ancora non usarci via che safira, ancora i senti, perché secondo me non si porta. Allora ho pensato, la musica del futuro, secondo me sarà così, cioè, che non si capisce con testo, hai capito? Voce un po' a Elvis e musica in merda, che fa proprio così. La rete sta nel cinema. Il DJ! Pronti, via! Il pezzi di DJ, carino! Un rumore! Che succede? Si stanno baciando! Sta uno che deve avere una mano sola! No.
Qua so, mi è scrivato quasi, a scarpa cielo, scarpa manzo, io che tira, pulizia, scarpa cielo, macaturo, guericchione, punizione, hai imbrogliato, la maronna se l'è vista, scarpa cielo. Ti riporta centro cazzo laterale a mutanda mienzi cosce scarpe siello squadra buona la maglietta cazzettino tale quale e la borsa con la scritta scarpe siello la palestra con la rezza e la doccia con i peli e lo scarico appilato scarpe siello. Il torneo giorni Pasqua, la pastiera ancora inganno, punizione con il grutto, scarpe siello. Piove sempre, quando smette si alza il fieto, timunezza e merda e cane, scarpe siello, scarpe siello. Mamma e mienzo. Faccio mandare. Questa è la musica del futuro. Voi non la potete capire, ma i vostri figli la chiameranno a prendere la luce del futuro. Seduti! Questo è un pezzo che parla d'amore. Ma adesso qua! Seduti! Posso leggere? Aspetta, vi ho detto subito. Scusa, sta carendo un cazzo. Hai fatto perdere 10 kg per fare stasera di merda. Iniziate a morire tutto quanto, una meteorite però. Cioè, rendete conto, quando siete si morite tutto quanto, andiamo in culo pure al World Trade Center. Almeno in l'anno morte ci hanno fatto un coso, cioè, si imprimono il che fanno, Piazza della Libertà. Pensi che ci mettono un monumento a spicca e spalla. Così mi arrivo in di barra, così buonasera, si alcolizzate, dico, io no, poi c'è il vostro Gianfranchino, ce l'ho finito una birra a Gianfranchino, Gianfranchino, va a te, vi canto un drago spaziale, già ce l'ha cantato, va a te, pigliate la birra, va a te, grazie signore, buongiorno, drago spaziale, quella così mi capisci, già lo so, già lo so. Offritemela la birra se mi riduco così, eh. E tanto sì, grazie un cazzo, si stanno a suo livello, te canno che è pure la traviata. E banda fesse, mamma. Pronti? Pronto? Vai, pronti, partenza, via! Sono ancora qui, penso ai giorni che andavamo assieme ad abballare, penso ancora a lei che non è più qui, vorrei tanto averla qui con me, ma a metà, io penso ancora a metà. Tacaspilli che si metteva ogni sera, mamma da, gli voglio bene, mamma da, in riva al mare, guardo un gabbiano, ma faccio pesce al mare, pensa, mamma da, gli mordeva, mamma da, arretta stazione, in tuo furgone. Forse sono coppata da perché una volta a ciò scassata non va la pesce da che era se mamma e ora sento il sapore di una lacrima che ha portato via l'amore e che la zoccola la pioggia cade
mano, li guardi tosto e pensa ancora a mammetà, i voglia sulla mammetà, tutto il sapore di quel colore che era negli occhi e la pensi mammetà, mi sogni ancora mammetà. Io ho scettato un pazzeccato perché suonava da barfutteva mammetà in un mascotta mammetà vedevo ciuccia la cisperduta a tatuare molta metà mammetà i telefoni a mammetà discetta pronto culo di un pondo e fu così che canuscetta mammetà. Sono io, se cortesemente mi aprite il portone vi ho portato i bastoncini di pesce. No signora, signora scusate, no vi voglio dire una cosa, se cortesemente potete guardare, perché ieri ho lasciato le chiavi della Vespa, se potete guardare dentro, non dentro al cassetto del Ramadan. Signora cortesemente, se aprite che così posteggio pure la macchina. No, no, si aprite il Corse. Mammetà! Droga, che fare? Chi vuole una sigaretta? Signora, che cosa siete disposti a fare per una sigaretta? Chi è? Sai! C'è una fuma! Oh, ci sei dopo la rai! Qua Luca! Ma te ne vantaggio! Siamo da Gesù Cristo! Aspetta! Io ho aspettato un macchiore! È a presto! Sì, a cagà! Aspettate un momento, mo facciamo una cosa in anteprima mondiale, se no che cazzi di concerto unica data al mondo è. Mo facciamo una cosa troppo bella, però mi serve, mi servono due assistenti. Io! Aspetta, oh, ci serve una che raccoglie la rara. E poi serve, ci sta una femmina nel pubblico non tutto. Mi spiega che serve. Scara, ci serve a te. Scara deve salire. Scara, allora voglio assistente numero uno. Ora che viene a raccogliere la. Che roba è? È calore tipo bisciazza. Chi su resta questa allora chi è? Visto ci fanno ce ragazzi. Uno solo.
No, serve una femmina, voglio, perché poi vi dico perché mi serve una gruppa. La firma, no, meglio. Vabbè, allora, mo vi spiego com'è la cosa. Mo facciamo, siccome tutti quanti stanno a stamanno un gol, 7 euro, 7 euro. Ma ho pensato a una cosa che si può brevettare. Oltre, cioè, tengo un paio di idee che potessimo brevettare. Il primo è un reality che si chiama Spinetta. Che poi si può fare? 5 uomini riusciranno a sopravvivere nella Spinetta con un, armati solo di un perizoma. Amic, vieni qua, come chiamo tu? E chi è il corriere? Tipo Pulliciona, tipo la vendura di Pulliciona. Prima puntata, Pulliciona contro i ricchioni. Allora, uno solo, allora vedi qua. Allora, sentite qua com'è la cosa. No, Mauro! Mauro! Caso, due mazzi di carte da gioco napoletane classificate, le vere carte napoletane, ha già cattato due cinesi. 50 centesimi. Allora. Oh! La femmina non è venuta, adesso è che cazzo. Come? Non cuppo. Allora, sentite come funziona sta cosa. 40 carte napoletane. Ok. Ogni carta 50 centesimi. Esatto, te la vendi 50. Quando abbiamo fatto tutto il mondo dei premi, primo premio si vincono i denari. Cioè, chi tiene la. Poi estraiamo da un altro mazzo di carte napoletane, la carta napoletana, come un mercante in fiera. Chi è che vince? Vince tutti i denari, però è da fare. Denaro! Cioè, hai capito? Chi è venuto qua che cacciate 7 euro e se ne torna a casa con 20 euro? E si rotola in terra ma la contentezza. Secondo premio! Chitarra unica al mondo, la Finissimus, esemplare unico costruito dalle mani incantate di Carmelo Claps, esemplare però con la quale sono stati scritti tanti pezzi come... come Scarpe Siello, Cagnello, eccetera, eccetera. Come lo vedete sto gioco? E cominciamo a esagerare. Eccolo qua. Pronti? 40 carte, signori. Si sorteggiano. Che se qua mi sembrava una buona idea per perdere tempo, veramente. Attenzione, signori. Distribuiamo le 40 carte. Pronti? Via! Quello va bello, ma si scambia di figlio. Che sta succedendo in casa di te? La vigiata, che mi ha dato l'estate, scusate, ma che sta a chiesa? Novi bastone, wow, va bella l'orecchio. Adesso la palletta estrarrà la carta. Mettiamo a lei, una palletta professionale. Uno mogliare tutti quelli che perdono, sai come gli essere in quello. Patatina scassatella che c'hai. Allora, sono 40 carte, devi mischiare. E poi devi mischiare. Non sei preparato, mi è venuto a casa.
la carta vincitrice di questo magnifico premio, Un 5 di spade. 5 di spade. Che culo, un tartu da bucchi di che se ne fottu la chitarra. Ma c'è un pezzo senza chitarra, metti a mano in faccia. Oh, aspetta, prima ma a mano in faccia, no? Lo facevo perché disse Arminio, disse Arminio, figlio. Oh, saluta Carmine. Carmine! Fece Arminio, facciamo un pezzo come a Tiziano Ferro. A proposito di Tiziano Ferro, Arminio, prima di venire a capire che ci trovate, come se, con Tiziano siamo colleghi, tra noi c'è amicizia, non c'è rivalità, Tiziano è un amico, lo saluto, ciao Tiziano la grande. Arminio, ho trovato l'articolo, come viene trattata la voce di Tiziano Ferro, siamo lì. Tiziano usa un radiomicrofono Schneider 935, dallo qua loro, è quello là, identico proprio, funziona. Il segnale della voce passa dal preamp neve, e ci siamo, e arriva ad un canale del digico, che è un digico, su cui c'è un insert digitale, un Wix Max BCL, ci sta, che fa sostanzialmente da compressore, dalla sua uscita AS e BU, scapponi e rettori, vado poi in un XTA di 2, ma quando ci sta via non più, se esiste veramente questa roba, compressore multibanda, a bandi che, per il controllo delle sibilanti e delle B, e in generale della gamma media di frequenza, ecco. Poi dall'uscita dell'XTA rientra infine in insert nel canale digico, parallelamente un circuito analogico alternativo a quello digitale che parte dall'uscita analogica di cui si passa in un EC Ibis della grande Sol, caratterizzato da arte meravigliose e molto efficace di pensamento. E invece teniamo i microfoni di cicciolina, capisci, ma finisci direttamente il culo di patatella, la voce di merda. Ok, va bene, basta. Allora, signore e signori, adesso facciamo il pezzo... cazzo, faccio un pezzo senza chitarra, lascia fare la maronna. Pronti? Via! Ciao amore, ho ricevuto il tuo messaggio, sono stato molto male, lo sai. Ricchione ci scrive che la zocca di sabato. È meglio che non ti fai chiappare perché sa c'ha due ste case. A te e a chi Lucane è merda cadere. Tanto un saccio a gustare di carne che acchiappa a te e a zocca di mamma. Che ci ha rifuso pure i soldi.
sei. Ma quanto è vera la Madonna puttana, la prima faccia che ci ho scassato e che la tocca le mani, che lo sapeva che ti tenevi a uno, ma si menava. Così dobbiamo presentare alcuni film, perché siamo, abbiamo fatto una convention, una convenzione con Multisala Cinema Medusa, e dobbiamo presentare alcuni film di prima visione, che veramente, oh, primo film Terminator 5 è uscito mo. Siamo a Los Angeles nel 2010, il panico regna in tutta la California, la disoccupazione a livello dei bar coi tavolini di pastena, il popolo è in preda alla disperazione, ma questo non nel film, proprio nella realtà, finché non arriva uno dall'Uzbekistan che fino a 10 anni fa teneva a bancarelle di Durrone, poi improvvisamente, senza si capisce né come cazzo, si accatta di pure al Madrid, poi città del Vaticano, poi ci fa la comunione alla nipote, e poi la California. Poi visto che ci avanzavano dei soldi, si accatta pure il Mar Caspio, poi ci mette a spunzare dentro il pane mascotto, così se lo trovava già fatto, già sponsato, senza che doveva chiedere ogni voto. A questo punto il governatore della California, Arnold Schwarzenegger, bello e buono si trova in tale mezza naviglia, senza una fatica. La prima cosa che pensa di fare è saccattare una smart e andarsene a salire, ma così non se ne accorge nessuno che si è caputtato. Poi la
moglie si mettono a lucca come la pazza perché non vuole azzeccare figure in merda in due palazzi. Allora Schwarzenegger va a chiagnere agli Universal Studios se ci fanno fare Terminator 5. Intanto il proprietario degli Universal Studios si è raccattato 600 miliardi di dollari di buoni obbligazionari hedge fund con lo swap a rete, perché giustamente sperava di poter guadagnare un altro miliardo di dollari ed arrivare a 601 miliardi di dollari. Intanto scopre che tutte le azioni erano legate al tasso obbligazionario dei future della Tozza Bangone International, con sede legale nelle isole Pappavore. E praticamente nel tempo che scende il porta pisciugano e torna a casa scopre che non deve più anche i soldi per i cingum. E se la moglie che ha lucchino la stanza che già c'è un staccato Sky, e la figlia che ha lucchino la stanza ancora perché c'è un staccato internet, proprio mentre stiamo per fare la patata lucinese, andava a camma. A questo punto il produttore disperato per recuperare i soldi allora corre in banca e si impegna alla casa della moglie per accattarsi delle azioni della Beppe Brescia Corporation, consigliategli sempre dal direttore di banca. Quando torna a casa trova la moglie che sta cagando in mezzo alla via e Beppe Grillo che chiagna e cerca di consolarla. Non fare così, mannaggia la madonna. Allora il produttore sporge denuncia presso le autorità competenti federali, che scoprono che la sede legale della SPA è domiciliata a metà in Gulanugangur del Madagascar, la da metà è andata a fissare la mamma di un giudice federale, il quale non sa se è da Rino e da Gianni. A questo punto il produttore non ha scelta, chiama Schwarzenegger e ci dice che devono fare il film, ma proprio subito, perché questo sta 0-0. Il film viene girato in 25 minuti con il telefonino di 800 euro della cameriera di Schwarzenegger, che diventa pure lei la nuova produttrice del film e che impone nel contratto che lei deve fare la parte della patata. Il film dura 20 minuti e se verrà un guaglionastro che porta un mezzo con Schwarzenegger a rete, e un guaglionastro che dice a chi? E Schwarzenegger che c'è la scametta a gente che passa. Gli ultimi 5 minuti del film si vede la cameriera attrice produttrice vestita come una puttana che canta una canzone in mezzo in un ristorante col karaoke e tutti che abbattono in mare. Il film esce solo su YouTube e non su caga di sciuro, finché non viene acquistato dal Giffoni Film Festival per 350.000 miliardi di euro, che Bassolino quando verrà delibera ma ha paura che era la Coppa Seccia. Secondo film, questo è un film, e io non incominciate, secondo film. Questo lo consiglio. Godzilla contro la Camorra. Beh, fantascienza. Nuovo episodio dell'avvincente saga del mostro invincibile, che stavolta, dopo essersi liberato dal ghiacciaio sottomarino nel quale era imprigionato a 5.000 metri di profondità, riemerge ingazzato come un patatello e si avvia una volta a distruggere il Giappone. Solo che stavolta sbaglia strada, anziché arrivare nel golfo di Hokkaido, spuntatura annunziata. Viene trovato morto 2 giorni dopo in Danuskas, vittima degli incontri clandestini da Pitbull e con dei giovinastri che ci vennero in coppa. Fine del film. Viva la turista, questa russa Savoia. Saluta Mario Marengo Congo, Giorgio Bragardi, che ha detto Lorenzo Carmi e Damiano Chierici. Che è un crucifetto, grazie. Saluta Mario Marengo, Giorgio Bragardi, che ha detto. Ah, ha detto Lorenzo, ah, poi si ha detto Lorenzo, io ho altre. Ciao Lorenzo, Carmine e Damiano Chierici, vi saluto tutti qua, mi dispiace per sta cagata che vi state venendo, potevate vincere la chitarra, vabbè. Ah, ci sta un ultimo film, lo leggiamo, eh sì, no. E poi ce ne andiamo a fanculo. Sette!
Io ho rotto lunghi, guardi, potesse un richiamare, no? Che vogliamo? Facciamo tutto un conto, hai capito? Secondo me si, se le girano sotto le coppe, sai che esce, no? Fai fare la croce a pannella, tu. Allora. The 15 Gun Waste. Questo qua sono quei film che non so ci che significa, sai, mo fanno questi film una buffetta, voglio black, 15 Gun Waste. Un avvincentissimo action legal spy story thriller, costato 200 kg di assegni da $1 miliardi l'uno. È tratto dall'omonimo romanzo che ha venduto 700 miliardi di copie, senza calcolare l'edicola della stazione. Vabbè. La storia è ambientata nell'ex Repubblica dell'ex Federazione dell'ex Confederazione Baltica del Tagikistan. E i primi 20 minuti del film se ne vanno che capisci a dove cazzo stanno i protagonisti. Un ricco multimiliardario, proprietario di una multinazionale specializzata in conduttori di video, ha progettato un rilevatore di tachioni che, se cadesse in mani sbagliate, potrebbe buttare per sempre il mercato degli ultrarivelatori al benzenio, rendendo di fatto obsoleti gli scanner muonici. A questo punto Daniel Craig, il protagonista, Angelina Jolie, la protagonista, si mettono a chiavare per mezz'ora. Mentre fino a 2 secondi prima si teneva un avviso un cazzo, improvvisamente arrivano i servizi segreti cinesi che arrestano a lei parlando in cinese, nessuno capisce un cazzo, e che ne dite, perché l'arrestano, che cazzo ci azzecca Daniel Craig, il quale riesce a fuggire pure che nessuno lo stava curiando. E decide di vendicarsi, allora si reca in Svizzera dove ci sta uno che fa i passaporti falsi e gli consegna una valigetta contenente un microchip in grado di attivare un espansore molecolare di isotopi a flusso variabile e un DVD a ioni di palladio contenente dei documenti criptati che riguardano il presidente dell'Ecuador, che fino a che un momento si ringrazia di me, cazzo solo, e stava ragionando buca in aria. A questo punto interviene la CIA, che assolta un killer che deve uccidere il figlio di Daniel Craig per ricattare la vera moglie che faceva l'ambasciatrice in Finlandia. Improvvisamente esce una e dice: mio Dio, abbiamo solo 6 ore di tempo, e poi che Dio ci perdoni. A questo punto interviene un agente del Mossad che si lancia da sopra un elicottero a 20.000 metri con una palla da fuori ed entra nella sede dell'International Bank of America e opera un trasferimento di hedge fund verso il conto segreto di un magnate svizzero che nascondeva dei credit swap riconducibili al traffico dei polarizzatori di tachioni. A questo punto la gente in sala si avvia a cagù, cazzo, avvia gli astama, e si senta una femmina che allucca come una pazza: oh, è mostrata cagando, cazzo, e ci fatti in scuola vasce, sono laureato in giurisprudenza, non sono la scienziata della fesse, mamma. Allora uno fa: ma scusi, ma lei mica è il ministro Carfagna? E questo fa, allora faccia. Con la faccia, non c'ha la bocca a fare, no no, non sono io, avete visto malamente, posa lascia, e se riesce a stamare la marone e se ne va nella sala a fianco a vedere Vacanze a Spagna, regia dei fratelli Manzina con Massimo Boldi, Noemi Letizia e Luciano Vidiella. Il Salvo della Notizia ce n'è dato un premio, che premio ce n'è dato? Il talento che verrà. C'ero a noi che premio ce l'hanno, saluto che sono va. E io, mo ce ne puoi dirmi a fanculo, no? Che cazzo è Aquarius? Stanno i pisciarini. Mamma, sai che palle? Marziano non si muove. Paroni si sciacqua di palle e palle si muove frizzo. Preferisco venire a casa. No! Ci pongo a fare un troppo là. Cazzo! Sì, cazzo! Tra l'altro, rendetemi un po' di scritto. Io non ce l'ho.
Che pezzo volete sentire? Cioè, secondo voi capisco qualcosa? Cioè, io finito la scuola di questi cazzo. Mi sono comprato un gallinello. Lo chica son te me lo scurocchio. E per non farlo menare a spendere ci ho attaccato una funa in ganno. Ci do a mangiare granone e merda finché non diventa verde. Sono diventato un po' morocco. C'ho le cose manco niente a cocchio, cocchio. Menarsi a spendere dentro un cassone come fosse un'astronave, il copilot è un gallinello, mi bevo il cocco col cerniello. Gallinare tutto il mondo e scagando l'inflazione, tutti i libri più nove, mi ci butto cazzo. Per non dormire tutto il pomeriggio scalo le marce dove stanno i puttani, mi faccio dare la corsa dai cani. Perdere soldi sopra un'auto a noleggio da sprologare fino a fine maggio, fermarsi dove nessuno ti caga, dove si chiama o si fuma la droga. E questo, aspetta, questo qua. Che si vuole una palla. Come? Questo qua. Questo qua è un pizzo pure in merda, però è ingannato perché quest'anno è stata veramente in merda. Allo scapezzone del traffico si cacca il cazzo al semaforo, i vicini, le macchine, le vespe, i camion, gli astri, mani, marone.
A terra sta nozzando di schifezza, la puzza di short e di munnezza. Sugli autobus trascelle sudate si pigliano ammazzate. Spaghetti cozze e merda e scorze di melone. L'estate sta passando e mi sto sputtanando tutti i soldi a pizze, patatine e giornaletti. A mare sotto il sole ci scende la pressione, non mi sento bene già da mo'. Come la metto un nome, se tasso sangue proprio qui, ammazza tutti quanti, mannaggia tutti santi. La spiaggia è chiacchierata, e mi ha dato grazie, pure tu. Metto la capa sotto al rubinetto, l'estate sta finendo e non partiamo più. Spaghetti, cozze e merda e scorze di melone. L'estate è firnuta e io mi ho sputtanato tutti i giorni a pizze, patatine e giornaletti. Voglio solo una passaggia. Mi piaccio abbastanza, l'uomo peluso. Io sono fidanzato con camionaro e sempre me nascogero di toccasù quando scala le marci del camion. Mi sento pesce di una cosa che non conosci sia tu. Io sono fidanzato con un tipo che uno appiccicatario. Per niente a niente si mette a dire le mani paroci, eppure gli aste mare Gesù Cristo. Nessuno lo sa che tengo e su vizio, ma se lo scambassero sai che figura di merci. Fidanzato maschio e maschio, un massaggio sulla schiena, un costume delle bacche. Fidanzato maschio e maschio, mamma a casa porti scordo, non lo scoprirà mai.
tu maschio e maschio in due a coppo un motorigno con l'odore di palle e sudaci fidanzato maschio e maschio sciscio e nimo a solagano annanzo agli amici che s'accovano muscorni. Cazzo, le finisce. Vale! Terra! Aspetta, mi hanno chiesto una cosa. Lo sa, l'amico mio che ha detto... Che ha detto voleva sapere delle ricette di cucina. Che... No. No. Senza quando cazzo una frutta. Non è una lotta contro il tempo. Abbiamo quasi finito. Da poco. Le ricette, un pezzo ci ne ha fatto, se no non dormo qua dentro. Lo vediamo. Bella terra! Messico! Facciamo la messicana! Messico! Ok, gli accenti di fagioli alla messicana è semplice. Andate in Messico e comprate un chilo di fagioli. Quando tornate a casa vostra moglie, mamma, fidanzata diranno ma dove cazzo si state, cazzo stanno cercando una settimana, allora come si scema e voi dite no sono andato in Messico a comprare i fagioli che vi voglio fare i fagioli alla messicana e allora loro diranno andando in Messico. A questo punto venite, a proposito di Messico mi sono scordato di chiedere come si fanno, aspetta vado un attimo di nuovo a chiedere e poi torno. A questo punto vedete che di solito dicono ma non dare te li faccio io e voi dite però subito sennò quando è vera Amaron me la vago momo in Messico e ti faccio passare un guai e ti metto lo scorno in faccia dentro a tutto il palazzo. Di solito ve li fanno, sennò te li fatto uccidessi. Poi, no, una ricetta che mo si porta per fa bella figura con le femmine, sushi giapponese. Compratevi dei pesci vivi che trovate, basta che sono vivi. Invitate a casa vostra a cena una che non vi farebbe mai chiavare, che però ci viene a cena perché così sparagna di fare la spesa e non si sente per una sera la mamma nelle orecchie che dice quando cazzo ti sposi, ti hai fatto vecchia, mi sta figlia la signora di fronte che si è scusata e tu non si state cazzate trovare nessuno. E ditele, stasera ti faccio assaggiare il sushi e vedete che lei come tutte quelle che si mangiano la frittata di cipolla la sera sì e l'altra sera pure dirà acconciando la bocca ah io adoro il sushi purché il pesce sia freschissimo. Poi ditele, non mi incaricare. Quando arrivo a casa vostra fatemi trovare vestito come un scemo di cazzo con una pezza accattata in capa con delle scritte giapponesi in venna a Torrione, non dunque. Poi prendete due coltelli da melonessa e metteteli per terra sopra una di quelle vagliarelle fatte con le cannucce. Poi prendete due scotelle possibilmente uguali e se proprio volete fare una cosa giusta accendete un bastoncino d'incenso, se no lo tenete appicciato un zambirone di zanzara stessa. A questo punto pigliate il primo pesce da dentro una busta mentre il corpo sta sbattendo e dirà la diva tu che parte vuoi, la capa o la cura? Se lei dice ma scusa ma come lo cucini? Voi dice ma che c'è cucino cazzo? Ma allora ne ragiona l'amica tua che si ha a livelli rosticce di pane e molignane sott'olio. Vedrete che lei per non fare la figura di merda non dirà niente più o al massimo dirà ma quale amica scusa?
A questo punto voi prendete il primo pesce dalla busta, quando pure bene quelli là che si vengono in giostra, e sbattetelo sulle pagliarelle, poi con una mano tenete e con l'altra a karate voi cominciate a schiattare un colpo il pesce facendo degli allucca tipo film Bruce Lee. A questo punto lei dirà sicuramente: scusa, ma perché non usi il coltello, se no a che ti serve? Poi a questo punto vi date l'urtiello e dite: l'urtiello se bangamo quando è vera marona, se tu stai zitto. Fatele mangiare il pesce crudo appena schiattato in corpo, sotto la minaccia del coltello da melonaro. Non vi preoccupate, tanto non vi denunzia, perché quando torna a casa e glielo racconta la mamma le dice: sì, babù, e ci capite che è pazza, ma comunque è una sistemazione, e poi te ne pure una casa. Sono pensante, lo so, e non esterrò, perché non ho più volontà. Mi vesto in lunedì, con roba così così, e dopo non mi cambio più. Passi già campi cazzo e via, e ogni tanto pila filologia. Filologia, e a macchina la c'è via. Chi paga, chi non paga, chi abbonata, chi sa che coppa pesce già bustata. Filologia, capire sporche fine malattia, chi si piglia questione e chi non se ne fotta, e chi si spreve sotto cappotta. Poi all'improvviso soggiunge la fermata, si apre la porta e fa la danfurnata, due tossici, un sigaro, un ladri portafoglia, la serbia di due zoccola, puttane mamma e figlio. Filo via, caduccia costa manca la polizia, o tossica cade caccio un murtiella, due vecchie case vattene membriella. Filo via, anche tu scegli a piazza ferrovia, e se sei fortunato incontri l'anima gemella, orecchie cade fa una pugnettella, e forse c'è pure la chiamatella. Io fanno cazzi cavolo, una maronna. Sì, Caniello, cavolo, poi senta a fare Caniello, ho trovato in uno scasso tutto sporco, senza una palla. E cazzi cazzo. Terra del non ricordo, ma manca un mondo cazzo, è un vizio in merda. Ci vedevano in mare, si scontavano in marinare, i suoi macenti tutti si facevano un grande ricchiù, la matrucca coppa sotto e la bonda bomba botta, e chi lascia con le pacche se la vengono di tempo, e la mesi in un modo di giorno non aveva spazio di coraggio, e ora si hanno fatti che ti sparavano un cucchino e ti davano un bulletto, e dopo parli la rucchina, ci vedeva una pallina, quando stego la vacanda, mi stera punti del bando, si scusa, ci giora, tu sono più tipo Poluso, per le care manga zuse, su da me va se acceluse, busca mai con peppo lappo, tu la proprio linda e pacca, mi dacci un ripotto, una coppa da sola!
ci dovrà nascire, è capace di marucchino, ho scoppiato la rivoluzione, la democrazione, arrivare tutti quando i carini più li fanno, i tre ruota reutate, i più magini a rubare, di buttare mali in venti cinci, la sinistra e piede, sigari e le polizie, guardi i nastri mezza lì, stato rotto, buttegli scassato, guardi un cielo con quelli sputati, il marone, deciso di stare, intercato di bambini e le più angolo, bambini e le polizie, sul culo del bagasso, e ricordo la vita! Delinquenti per tatuaggi, figli a bocca per i formaggi, i cammelli da cazzina e i gorilla da spalcini, rana rotta lo ciuccio e pacco, scarra il fumo senza pacco, zingarelli, incendi e merda, mari, fumo e da pelle, se facendo un montone e si è venuta un rione, per tre giorni e per tre notte una coppa e una casotta, alla fine sto casino scumbaretto parracina, o trovare le squarrate, di noce e risultato, succedettero cose pazze, a picciare in palazzo e perciò fate chiste e mannaggia oggi il cazzo l'ho fatta con Gruppa stanno parlando po' pari poi tu state la merda ma io mi batto pazzo e faccio un ministrale di percorso fatti conto la notte e ha già vecchia e fa male già gente puntate di contare malinguente ma me dici di cazzo mo fa fa e allora divento fatto pazzo e me ne rutto già tre quarti pazzi non guardo da sano venga e non mi da scassà non mi rompi tu cazzo la sera ci ho ballato fatto pazzo fatto pazzo accelite lo caro passo mo cazzo mi vengo a batto mobile e mi ha fatto la cavilla e vado a riscuriare due bucchiate mi sfottano i puttani e lascio morto all'Ucraina arrivano uno schiatta morto mamma mi dice ma qualunque pipistrello tu sei uno struzzo e merda comandiello ma come ha ragionato tengo una certa età sto intanto soldi e salute e chi cazzo lo fa fa e allora diventa fatto pazzo e inizia a mio vedo afferrato pazzo ma catta Kawasaki a pece che ci sta lo faccio la casotta ma venga a scapezza fatto pazzo fatto pazzo ma chiappa sotto il rode e pisca pazzo ma metto a vello fumo e poi mi carruba perché son pazzo per vivio a pazzo per un buon cazzo scassarezzo guarda un materazzo perché son pazzo senza credit nel cellulare
Se, ragazzi, siamo ad una prima comunione, per favore non vi picchiate. E sono episodi che fanno male al calcio. Io sono ragazzi, no, mamma mia. Mattine del lunedì, giorno feriale, siamo tutti sì, le monami, avanti al bar, le martedì, mercoledì, è sempre uguale, le giovedì, massima oui, perché cambiare, vita da bar. Vita da bar, vita da bar, vita da bar, senza credit nel cellulare. Vita da bar, ma in fondo a chi dovrei chiamare? Le mon ami sono tutti sì davanti al bar. Le venerdì, le sabato, domenica, le cinema, andate voi, aspetta qua. C'è un restaurant fuori città, si paga poco, però si paga. Meglio sta qui, con mon ami, a chiacchierare. Vita da bar, vita da bar, vita da bar, coi salatin senza ordinare. Vita da bar, dove c'è l'ardo? Si fa aspettare? Sai lui un po' chic, ha il motorino da parcheggiare. Vita da bar, un altro giorno e poi mi sparo. Vita da bar, è un poco amaro. Vita da bar, ma è sempre meglio che faticar. Restiamo qui, come un amico, avanti al bar, senza parlare, senza pavar, senza ordinare, senza pensare, senza parlare, senza chiamare. Posso fare un pezzo io? Ma io vi devo dire, posso dire una cosa? Io purtroppo canto e suono una chiavica, la cosa non è come? Ma che bravissimo cazzo! Purtroppo mi dispiace perché non è che me ne è mai fottuto una cosa, perché come ho cominciato a suonare la chitarra, subito mi sono reso conto che stavo in un canismo, nella canità più totale. Ho detto vabbè, mi sono fatta una ragione, amen. Però ti dico la verità, l'unico momento in cui ho detto annaggia Maronna, volessi tenere 5 minuti, però giusto 5 minuti, la voce di Elvis e la tecnica di Danny Gatton, perché mi sarebbe piaciuto cantare un pezzo per un amico nostro che purtroppo quest'estate... Elvis in cielo, aveva bisogno di un chitarrista, se l'è chiamato. Il migliore di tutti, Marco Lenza.
quest'estate voglio andare in vacanza a Mercatello, è un po' tipo California, solamente si sparagna. E se tu poi vuoi venire, ti potresti anche invitare giù vicino al chiavicone, offro io se c'è un brillone. Bravo! Signori, un ultimo pezzo e poi vado a fanculo. Uno, sceglietene uno. Non mi piace. Ma uno che si faccia. Ah, ci stanno due fazioni. Messico! A curva sud, caro. L'ultra tunnis, che dico. In alla giornata. Faccio io, faccio a capa mia. Vacanze di Natale, ma dormo a culo aperto, perché non mi diverto, non mi diverto mai, non sono malamente e non ho passato guai, però non mi diverto, non mi diverto mai, no, non mi diverto, no, non mi diverto mai. Vacanze un poco estive, mi straio solo a certo, perché non mi diverto, non mi diverto mai, mi chiamo un po' di cesse, cucchine sponde dietro, però non mi diverto, non mi diverto mai, no, non mi diverto, no, non mi diverto mai, no, non mi diverto, no, non mi diverto mai. Piaciuto.